Prosegue senza sosta la protesta degli agricoltori che con circa 30 trattori in accordo con prefettura e questura resteranno dinanzi al casello autostradale di Pesaro fino a venerdì 9 febbraio. Le motivazioni di questa manifestazione, dicono gli agricoltori, riguardano il trattamento economico loro riservato con il prezzo dei cereali al minimo, i rincari del carburante, ma anche la poca valorizzazione dei prodotti del territorio. Le motivazioni di questa protesta sono tantissime, a partire dai nostri prezzi, importazioni, le nostre terre che devono rimanere incolte, le possibilità che non abbiamo e anche gli strumenti che non ci danno e probabilmente anche qualcuno che fa le leggi che non si intende del nostro mestiere. I nostri prezzi sono in drastico e continuo calo, invece il consumatore, che come noi, sottolineo, come noi parte lesa, si trova i prezzi in continuo aumento. C'è una speculazione, c'è da rivedere tutta assolutamente la filiera, perché noi così non riusciamo più a portare avanti le aziende. Il consumatore si trova dei prodotti al supermercato a prezzi folli, è diminuito il potere d'acquisto di tutti. Questa non è una battaglia solo nostra, lo vogliamo sottolineare. Noi siamo qui per noi e per tutti. La protesta al corteo e non solo. Lunedì una rappresentanza di agricoltori ha incontrato e consegnato al prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco, un documento con all'interno alcune richieste della categoria. Il prefetto si è dimostrato molto vicino alle nostre ragioni. Abbiamo portato un documento condiviso in assemblea pubblica lunedì dopo la manifestazione, il corteo. Abbiamo fatto un'assemblea pubblica, abbiamo stilato un documento comune tutti insieme e che il prefetto si è impegnato a mandare al ministro dell'interno, al ministro dell'agricoltura e al presidente del consiglio. Gli agricoltori della provincia di Pesaro Urbino proseguiranno con il sit-in di protesta. Alcuni hanno passato la notte direttamente sul posto e i cittadini in solidarietà hanno portato loro cibo e bevande. È venuta fuori un'organizzazione bellissima, la gente collabora, capisce, contribuisce, si ferma, continuate così, andate benissimo, ci portano il caffè, avete bisogno di qualcosa, pasta. È un continuo tantam che aumenta sempre di più. L'obiettivo è arrivare fino a venerdì. Col perfetto abbiamo fino a venerdì, sì. E fino a venerdì cerchiamo di continuare così, di riunirci sempre di più, collaborare fra di noi e far capire e sensibilizzare tanta gente.